ragazzi, vedo qui tanti numerosi davanti a me, ma anche ai loro genitori, credo anche qualche nonna, mi sembra, almeno dai capelli sembrerebbero quelli che hanno accompagnato, nonché ai loro catechisti, che seguono il cammino del catechismo e la formazione alla fede di questi ragazzi. Allora, mi chiamo Giuseppe. Superate quelli che vengono a messa, sì, perché a messa si dicono i nomi solo di due persone viventi. Una è il Papa, si chiama Francesco, e il nostro Papa Francesco, e il nostro Vescovo sono io. Finalmente ci inquadriamo, e ci conosciamo. Adesso non posso chiedere i nomi di tutti voi, però so che adesso vado a un bel dialogo tra di noi, perché io non faccio lezione, io faccio dialogo, quindi ho bisogno delle vostre domande, io rispondo, e quando magari fate le domande mi dite anche il nome di chi è che fa la domanda, così almeno alcuni vi conosco anche per voi. Grazie. Allora, io direi di cominciare subito. Avete un ordine, i vostri catechisti hanno messo, no? Terza, quarta, su. Incominciamo con la terza elementare, che ha preparato qualche domanda. Venite qua, tuo nome? Alessio. Alessio. Perché hai deciso di diventare vescovo? Questa è una domanda che mi fa tutto. E che? Però io mi devo deludere, non ho deciso io. Non è che si fa domanda per far vescovo, anzi, se uno fa la domanda è il metodo migliore perché si è cancellato dalla lista. È che il Papa, quando ha bisogno di fare un vescovo, chiede delle informazioni, e c'è una lista dei sacerdoti che possono diventare vescovo. Il Papa esamina l'incartamento, cioè la vita, le informazioni, i giudizi che vengono dati su questo sacerdote, e quindi dice: questo va bene. A me è successo un po' differentemente, perché io ero il sottosegretario della conferenza di tutti i vescovi d'Italia. Tonelli è stato mandato a Roma e il Papa ha detto: che facciamo adesso? Chi ci mettiamo a posto su? E qualcuno gli ha detto: ma c'è Don Giuseppe che ha aiutato Don Ennio, Monsignore Ennio, tutti questi anni, quindi conosce già il mestiere, così non fatichiamo a dover insegnare il mestiere. E dice: facciamo lui. E il Papa ha detto: ma sì. Papa era Giovanni Paolo II. E così è successo che io sono diventato vescovo. Voi avevate un vescovo nuovo, Ennio, che ha preso il posto del vescovo prima, era il vescovo Silvano, ricordate, no? Silvano Piovanelli, è arrivato a Internet. Insomma, io sono vissuto sulle scia del cardinale Antonelli, che prima a Roma ho preso il suo posto e poi l'ho preso qui. L'ho cacciato via, sempre io. Allora, niente colpa mia, io non ho fatto la domanda, tutta colpa del Papa. Siccome il Papa era santo, io spero che non gli daremo una colpa di avermi fatto una scuola. Non è che San Giovanni Paolo II sia stato santo. Vai. Vieni. Perché Dio ci ha creati? Nome, nome, Niccolò. Perché Dio ci ha creati? Perché il catechismo diceva, perché ci voleva tanto bene. Dio ci vuole bene. E vuole che il suo amore raggiunga più persone possibile. Quindi lei è contento, più persone, più uomini, più donne, più bambine ci sono, più Dio è contento. Perché così può voler bene a tante persone. Perché Dio è fatto per amare. Dio è amore, dice l'Apostolo Giovanni. E noi riconosciamo che l'amore di Dio ha fatto sì che noi potessimo esistere. Quindi Dio ci ha creati per amore, perché ci vuole bene e vuole il nostro bene. Grazie. E
che è la cattedrale di Firenze, il Duomo di Santa Maria del Fiore, al centro di Firenze, con quella grande cupola, grande. Quest'anno c'è il centenario della fondazione della cupola del nostro Duomo. Ebbene, lì lo celebro in tutte le feste grandi, Natale, Pasqua, Pentecoste, Ascensione, Epifania, l'inizio della Quaresima, Mercoledì Santo, tutte le, il Triduo Pasquale, giovedì, venerdì e sabato, Mercoledì Pasquale. Quindi nelle grandi feste io celebro nella Cattedrale di Firenze, in Piazza del Duomo. Va bene? Poi, nelle domeniche, di solito sto in una parrocchia, giro tutte le parrocchie. Domenica prossima lo sai dove celebro? Qui. Allora, domenica prossima appuntamento tutti con voi, con me, che celebro la Santa Messa. Siccome saremo tanti, non la facciamo qui, ma andiamo al Circolo Arti, al Teatro delle Arti, qui di fronte, va bene? Alle 11? Alle 11, tutti precisi, eh? Alle 11 entro io, tutto vestito di rosso, tutto rosso. Non solo una fascia rossa, ma tutta la veste rossa, tutto un cappello rosso, insomma al meglio di tutte le invenzioni che hanno fatto per noi da prima. Lo sai cosa significa questo vestito rosso, questo colore rosso? Qualcuno lo sa? No. Allora vi dico che quando il Papa fa un cardinale, lo nomina, lo chiama, no? Gli metti in testa due giacchettoni di rosso e gli metti in testa un berretto rosso, la berretta, e gli dice che deve essere pronto a dare il suo sangue, la sua vita per il Vangelo, per Gesù, per la Chiesa. Quindi questo rosso è la promessa che i cardinali fanno di vivere, di essere pronti anche a morire per Gesù, cioè tutta la vita offerta a Gesù, sì? Lo Stefano è stato il primo martire, sì. Di rinunciare alla fede. Primo martire Stefano, tutti gli apostoli hanno offerto la loro vita al Signore Gesù, noi che siamo i successori degli apostoli dobbiamo fare la stessa. Sasso, povero Stefano, insomma. Bene, allora, e tanti tempi. Sembra che ho risposto alla tua domanda, Alisson? Quarta elementare. Quarta. C'è quarta elementare? Sì. Sì. Ma perché c'è lo step? Ho uno step, ma sì, ho uno step. Perché? Anticamente gli vescovi venivano scelti spesso tra le famiglie nobili, per cui si portava lo stemma della loro umiltà. Da qui è venuto l'usanza che tutti i vescovi, arcivescovi, cardinali, hanno uno stemma. Il mio stemma è uno stemma di fondo blu, poi c'è una barra d'argento, una stella e un libro sotto, il libro del Vangelo. La stella è Gesù, perché nell'Apocalisse Gesù è chiamato la stella del mattino, quindi Gesù. L'altra parte dello stemma apparteneva a uno della mia famiglia che nel 600 aveva un posto nel mio comune e aveva questo scudo qui, blu e con la striscia d'argento, che vuol dire un po' il senso della nobiltà. Sì. Cosa rappresenta questo stemma e se l'ha scelto lei? Sì, l'ho scelto io, come ti ho detto, rappresenta la mia devozione a Gesù e alla parola di Dio. Grazie. Dove hai fatto il padre?
Allora, ho fatto il parroco, questa è una delle cose che, di cui mi glorio ma anche mi vergogno, perché prima devo dire, per 20 anni ho fatto il parroco, poi mi chiedo, di quale parrocchio? Una parrocchia vicina, vicina, vicina. Erano appena 250 abitanti. La mia parrocchia si chiama San Michele Arcangelo, ma non la Grassia, ma in un paesino vicino alla mia città di origine, che è Foligno, in Umbria, e si chiama quindi San Michele Arcangelo, a cave di Foligno, alle cave di Foligno. E lì ho fatto il parroco per 20 anni, facendo però tante altre cose, perché con 250 persone c'era poco da occuparsi. E allora mi ha fatto fare il professore per quelli che diventavano preti e frati in Umbria, quindi ho insegnato lo studio della Sacra Scrittura a questi studenti che diventavano preti e frati. Poi facevo l'assistente di un centro giovanile nella mia città di Foligno e poi la domenica facevo il predicatore nella cattedrale della mia città, quindi celebravo la messa con messa solenne nella cattedrale della mia città. Poi è successo che dopo un po' di anni, una ventina d'anni, mi hanno detto vieni a Roma a darci una mano ai vescovi. Perché? Perché c'è bisogno di qualcuno che coordini e organizzi il catechismo in tutta Italia. Quindi per 5 anni ho fatto il direttore del catechismo. Quindi ho organizzato la stampa dei catechismi che voi usate. Ho fatto iniziative per la formazione dei catechisti, convegni nazionali dei catechisti e così via. Per 5 anni ho fatto questo lavoro di promozione del catechismo in tutta Italia. Dopo, come ho detto, ho fatto il vice al segretario dei vescovi e poi a quel punto mi hanno detto, visto che sai il mestiere, farai anche il segretario. E dal 2008 sono vescovo, prima per 7 anni segretario della conferenza dei vescovi e da 11 anni e mezzo mi sono portato a voi. Grazie. Avevo 23 anni, mi hanno dovuto dare una dispensa perché ero arrivato troppo presto, perché ero andato a scuola un anno prima, ho fatto la primina dalle suore e ero entrato quindi alle scuole elementari con un anno d'anticipo, così che a quel tempo si diventava prete a 24 anni, adesso si diventa prete minimo 25 anni, a quel tempo 24, io sono mezz'anno prima che arrivassi a 24 anni diventai sacerdote nel 1970, prima della quarta guerra mondiale, no, nel senso che tu neanche puoi immaginare che cos'era il 1970. Io sono nato nel 1947, i miei genitori erano molto coraggiosi, si era appena finita chiusa la guerra, 46, i miei genitori mi misero al mondo, vedi, è il coraggio che mio padre e mia mamma di mettere al mondo bambino subito dopo la guerra, quando c'era tanta povertà, tanta miseria, c'era tanta difficoltà a portare avanti la famiglia. Ma loro mi hanno voluto e poi mi hanno donato al Signore quando io ho deciso di diventare prete. Quando ho deciso, che classe fai tu? All'età tua ho deciso di diventare prete. Questo lo dico ai ragazzini che stanno qui, si può incominciare già da piccoli a pensare che uno può diventare prete. Però adesso non prendiamo più bambini di noi per diventare prete. Io dopo cominciare a pensarci in quarta elementare. Decisi in quinta elementare, in prima media ero nel percorso di formazione, si chiama il seminario, per diventare prete. Adesso invece aspettiamo che i ragazzi abbiano almeno un diploma di scuola superiore,
Quindi vi aspetto, qualcuno di voi, alla fine delle scuole superiori, qualcuno mi deve dire a dare una mano. Ho bisogno di preti, ragazzi. Non ci stanno più. Guardate dove siamo dovuti andare a prendere. Uno da Libia, l'altro da Libia, l'altro da Napoli. Non ce l'abbiamo più. Faremo tutte le parrocchie all'indiana, no? Qualcuno ce la teniamo per noi fiorentini? Ho bisogno di qualcuno di voi, non le bambine, ma i bambini che decidano di diventare preti. Vi aspetto, ve l'ho detto, alla fine della scuola superiore, se volete, alla fine della università. Grazie. Sai che non l'ho fatto mai? Perché anch'io nella mia parrocchia, pur piccolina, avevo un mio piccolo gruppo di catechiste, tutte donne, di catechiste. E quindi di fatto non mi sono trovato mai con un gruppo di bambini, mi sono trovato col gruppo dei catechisti, ovvero qualche iniziativa insieme ai bambini l'ho fatta, ma però direi che il mio impegno pastorale è stato soprattutto con i giovani, quindi avevo questo centro giovanile in cui sono cresciuti accanto a me qualche centinaio di giovani che io ho portato dall'adolescenza su fino alla giovinezza, no? Una bellissima esperienza. Quindi sono esperto di giovani, non di bambini. Con gli amici, dunque di tempo libero non ce n'è, caro. Basta vedere il calendario che ho fatto da Jens per oggi, dalle 3 fino alle 11, e capirai che è difficile. Però devo essere sincero, d'estate mi prendo almeno una quindicina di giorni. Per me vado con mia sorella e i miei nipoti, abbiamo una casetta in montagna e sto lì una quindicina di giorni a fare un po' di passeggiate in montagna con me, con la mia famiglia. Questo sì, però questo durante la settimana tempo per gli amici non ci resta proprio. Mi spiace. Il nostro Dio è uguale a quello delle altre religioni. Dio è uno, ce ne sta uno solo. Non è che ci stanno più divinità, più dei, uno per ogni religione. Dio è uno. Noi riconosciamo che Gesù ci ha rivelato il vero volto di Dio. Le altre religioni non è che le disprezziamo, però diciamo che loro sono l'immagine che gli uomini si fanno di Dio. E quindi sono diversi. Che gli uomini non ne hanno una piena conoscenza di Dio. L'unico che conosce Dio chi è? Il figlio suo, è Gesù. Quindi noi diciamo, attraverso Gesù noi abbiamo il vero volto di Dio. Gli altri, anche loro, tendono una, come dire, una devozione, una religiosità verso Dio, ma non ne hanno una piena conoscenza come ne abbiamo noi. Ma noi siamo fratelli tutti di un unico Dio. Caro, proprio domani pomeriggio facciamo una bella iniziativa a Firenze con i musulmani che stanno a Firenze. Ci sono molti islamici a Firenze. E allora con loro facciamo un approfondimento di un documento di fratellanza che il Papa cristiano ha firmato insieme a uno dei capi del mondo musulmano, l'imam della Università del Cairo. Hanno firmato insieme questo documento in cui dicono: la nostra fede in Dio, ognuno nel modo con cui lo guarda, perché noi con gli occhi di Gesù, no? Ci rende fratelli
e vogliamo essere strumento di fraternità e di pace per tutto il mondo. Noi dobbiamo essere amici. Per tutti coloro che credono in Dio ci deve essere amicizia. Sapendo però che noi crediamo che solo Gesù ci rivela il volto vero, pieno di Dio. Grazie. Domande impegnative. Samuele, perché tu non vieni fatto nella messa? Il nome viene fatto nella messa perché la Chiesa, quindi tutti quelli che sono discepoli di Gesù, si uniscono in una comunità che per essere legata a Gesù ha come tramite, come anello di congiunzione, gli apostoli, che lo hanno dato, che quando, prima di morire, hanno però nominato i loro successori perché non mancasse la continuità della predicazione del Vangelo nel mondo. Quindi Gesù manda gli apostoli nominano i loro successori, giù, di generazione in generazione, arriviamo qui a Firenze fino a me. Io sono il successore degli apostoli. Per cui è importante che durante la messa tutti quelli che sono cristiani sul territorio della diocesi di Firenze si riconoscano legati a me, che sono il segno del legame con Gesù. Non io, sono più buono di te, tu sei più buono di me, ma io sono il segno del legame di tutti noi con Gesù. Mi piace questa idea? Sì. Bella, no? L'idea che noi abbiamo una catena che ci porta fino a Gesù. Io che devo fare? Devo fare quello che Gesù ha affidato agli apostoli, cioè fare l'annuncio del Vangelo e celebrare la grazia, il dono di Dio, l'amore di Dio, che sono i sacramenti, perdonare, l'Eucaristia, il battesimo, sono i doni dell'amore di Dio. E io assicuro questa continuità da Gesù fino ad oggi, perché imponendo le mani sui nostri sacerdoti, e questo lo può fare solo il vescovo, non può fare, nessuno può ordinare il sacerdote, fare un sacerdote. Il sacerdote lo può fare solo il vescovo. Allora io impongo le mani su di loro e loro diventano capaci di perdonare al nome di Gesù, di celebrare l'Eucaristia e Gesù arriva nel pane del mondo, di trasmettere l'amore di Gesù a tutti noi. Tutto questo è compito del vescovo. Lo ripeto, non è più buono di un altro, ma ha questo ruolo di legare tutti noi al Vangelo e alla grazia di Dio come Gesù l'ha affidata ai suoi apostoli. Grazie. No. Avvicina. Maddalena. Perché Dio ha scelto Maddalena come simbolo del suo corpo? Io credo che Gesù aveva molto chiaro quello che è le cose fondamentali della vita. Il pane e il nutrimento di base, il mondo mediterraneo, no? Mangiare significa un tozzo di pane, no? Si diceva una volta, un pezzo di pane è quello di cui tutti hanno bisogno e a cui tutti hanno diritto. Quindi l'idea che la vita è sostenuta dal cibo che mangiamo passa attraverso l'immagine del pane. Il vino a sua volta è il simbolo della gioia, e quando bevi un po' di vino, non tanto, poco, però stai un po' più allegro, non troppo, mi raccomando, ma voi piccoli genitori sanno guardare bene queste cose. Però è il simbolo della condivisione, della gioia, della fraternità. Quando si sta a tavola un po' di persone non si mette solo l'acqua, si mette anche una bottiglia di vino come segno appunto della felicità dell'incontrarci insieme. Ecco, Gesù voleva dire, io sono il cibo che vi dà vita, io sono la gioia della vostra vita. Per far questo ho scelto questi due simboli che sono i simboli del mondo mediterraneo. Se Gesù fosse nato in
Centro d'Africa probabilmente avrebbe utilizzato il mais, vero? E non il frumento, per dire condividiamo. Avrebbe fatto una bella polenta, il mais, e non il pane da condividere. Gesù invece ci conosce bene, ci conosce il suo popolo, e ha pensato questo, per dire che noi abbiamo bisogno di lui per aver vita, e noi abbiamo bisogno di lui per essere nella gioia. Ho utilizzato questi due simboli. Grazie. Molto intima, non so se avete sentito, si va in bicicletta in un tandem, io e Gesù, chi guida? Guida Gesù e sicuramente pedala, o guido io pretendendo che Gesù pedali e io non faccio niente e pretendo invece di dare la direzione a tutti, e devo dire che non è che sono buono buono buono, direi che il desiderio è quello che sia sempre Gesù a guidare. Questo è chiaro. Ci devo mettere anche la mia parte. Non posso pretendere che lui ne porti due e quelli e pedali solo lui. Quindi ci devo mettere anche la mia parte. Però può accadere qualche volta, più che mettere il mio a guidare, mi accade, può accadere di essere un po' pigro per pedalare e corrispondere all'intenzione di Gesù. Quindi è sempre da migliorare. Grazie. Bella immagine. Poi sì. Perché arriva. Il tuo nome. Francesco. Molti dicono che la terra si sia creata da Dio in una settimana, altri dicono che sia creata da Dio. Qual è la verità? Allora, le cose si possono vedere da due punti di vista, dal punto di vista scientifico e dal punto di vista religioso, che non sono uno contro l'altro. Dal punto di vista religioso noi diciamo che l'origine di tutto è Dio. Come Dio ha creato il mondo, questo non lo sappiamo, perché nella Bibbia sì c'è scritto in una settimana, perché? Perché a quel tempo, la scienza di quel tempo, diceva che il mondo era nato in una settimana. Quindi gli uomini che hanno scritto la Bibbia hanno utilizzato le conoscenze storiche, geografiche, scientifiche che erano in giro in quella cultura. Non potete pretendere che non già sapessero, no, del Big Bang o delle stelle, come si dice, buchi neri, no, dell'universo, le cose, queste sono tutte cose che la scienza ha acquisito successivamente. Quindi la scienza direi che ci dice come è andato il mondo, come è nato, come. Ma la scienza oltre il Big Bang non riesce a andare, almeno dice. Cioè, prima del Big Bang, chi, come è venuto fuori? Il tutto nasce da un'esplosione, mi sta bene, ma gli elementi per creare l'esplosione, l'energia da cui procede l'esplosione, da dove nasce? Un'altra energia. E quell'energia da dove? Mi sale indietro, alla fine deve esserci un momento in cui tutto inizia, e tutto inizia dal nulla. Il momento in cui si va dal nulla a qualcosa, tu dal nulla riesci a fare qualcosa, no? Gli uomini non possono spiegarsi questo. Solo se c'è qualcuno che dal nulla è capace di creare qualcosa, vedo una scintilla. Poi dopo l'evoluzione, mi va benissimo. Tutto quello che dice la scienza non contraddice. Perché io non sto con la Bibbia a spiegare come si è evoluto il mondo, certo? Ma semplicemente sto a dire, guarda, che tutto nasce, come vi ho detto prima, dall'amore di Dio. Punto. Come? Me lo dico la scienza. Quello che dice la scienza oggi verrà superato da quello che dice la scienza
domani, quindi stiamo attenti, non fermiamoci a quello che appare oggi. Tu pensi a quelle che sono le teorie sull'origine del mondo, oggi e le paragoni con quello che si sapeva 100 anni fa, ti accorgi che tutto superato, 100 anni sarà ancora superato. Ma non è questo che mi contraddice, perché io non sono interessato al come, ma al perché. E perché è il cuore, il suo. Non so se sono riuscito a spiegare. Due strade, la religione guarda al perché, il cuore, ne parleremo anche domenica. L'uomo, la scienza, guarda al come. Le due risposte non sono, sono due modi diversi di affrontare i problemi. Anche nella nostra vita questo succede. Tutto quello che sono gli affetti, i sentimenti e così via, non che sono spiegabili scientificamente. Perché mamma vuole bene a papà? Papà, mamma, i tuoi genitori a te. Perché? Non c'è una spiegazione scientifica di questo. C'è semplicemente l'esistenza di un gesto d'amore che ci tiene tutti legati tra di noi. Gli scienziati non possono ridurre i sentimenti ai neuroni, eh? Utilizziamo i neuroni per voler bene, ma il voler bene non è riuscito ai neuroni. Quindi si cresce sempre di più, se arrivate alla prima media? Sì, prima media. Chiaro. Come e perché è nato Dio? Come si è fatto a rappresentare? Allora, Dio non è nato. E qui per noi è tanto difficile. Perché noi non abbiamo mai un'esperienza di una cosa che è. Le cose diventano, nascono. C'è qualcosa che prima non c'è e poi c'è. Invece Dio è sempre. Questo avverbio sempre, lo ripetiamo tante volte, ma se ci pensiamo bene è qualcosa che non riusciremo mai a capire fino a fondo. Perché noi non abbiamo un'esperienza di sempre, è un'esperienza di un momento, di un momento, di un momento, il tempo che inizia, il tempo che finisce. Invece Dio è sempre, cioè non c'è un inizio di Dio. Perché se ci fosse un inizio ci sarebbe un Dio dietro a Dio che ha creato Dio, ma se Dio ha creato non è Dio, è una creatura come noi. Quindi se tu dici quando inizia Dio, è come se mi dicessi Dio non è Dio, Dio è una creatura come il mondo. Invece Dio è Dio proprio perché non inizia mai, è da sé, è da sé. E quindi poi come lo rappresentiamo? Noi non lo sappiamo, però Gesù ci ha detto che Dio è il volto di un padre. Quindi tutto quello che sono i sentimenti paterni e materni, tutti e due, paterni e materni, perché si dice Dio è padre, però si dice anche che Dio ha un grembo da cui fa nascere le cose. Gli uomini non hanno il grembo, ce l'hanno le donne il grembo, da cui nascono le cose. Ecco, Dio è padre e madre allo stesso tempo. Questo è quello che ci ha detto Gesù. Cioè Dio è amore. Dio è amore. Se tu lo vuoi chiamare, chiamalo amore. Ama Gesù. Vai. Siamo arrivati alla seconda media. Dopo la cresima, tu ti stai guardando la cresima? Ecco. Allora, la cresima dice anche, si dice anche con un'altra parola, confermazione. Quindi non è un cambiamento della tua vita, ma una conferma di quello che tu sei stata fin dal tuo battesimo. C'è una figliola di Dio. Noi siamo figli di Dio. Quando lo confermiamo significa che noi grazie al dono dello Spirito vogliamo che questo essere figli di Dio sia concreto, sia vero, quindi diventare testimoni del Vangelo di Gesù, essere più attivi nella vita della comunità cristiana,
essere più pronti al sacrificio di carità verso chi è nel bisogno. Con tutto quello che fa il cristiano, l'ascolto della parola di Dio, la celebrazione dei misteri della grazia, la comunione tra di noi, la carità verso le persone più povere, tutto questo deve essere l'esercizio di un cristiano confermato con il dono dello Spirito. Quindi non è un'identità nuova, è un'identità più piena e soprattutto esercitata nel concreto. Grazie. Questo che io lo tradisca, sì, che può essere un pericolo per ciascuno di noi, quello di non essere fedeli a Gesù. Ma Gesù non ci tradisce mai. La fedeltà di Gesù ci può scommettere, perché Gesù è pronto a venirci incontro anche quando noi. L'immagine più bella di Gesù la trovo nella parabola che una volta chiamavamo del figlio prodigo, adesso invece più precisamente arriviamo del padre buono, il quale, anche se un figliolo si è allontanato, non fa altro che aspettare che ritorni a casa. Quando ritorna a casa non lo riprovera, ma lo abbraccia, lo accoglie, gli dà tutto l'amore che possiamo. Questo è Gesù. Lui così ci rivela l'amore del Padre suo verso di noi. Quindi io non ho paura che Gesù si dimentichi di me. Grazie. C'è un'ultima domanda. Tu sei l'ultimo, vero? Perché James sta di là. Ti dobbiamo andare, vero James? Ancora ci abbiamo con calma. L'ultima. Che cosa ne pensa di gli atei? Allora io penso che un ateo ateo è difficile trovare, perché c'è un bello sforzo ateo, non agnostico, diagnostici ce ne abbiamo tanti, c'è di gente che non afferma né nega Dio, ma vive come se Dio non esistesse. Ateo è uno che deve provare a negare Dio, guarda, ci vuole un bel sudore per dire Dio non esiste. Non è facile dimostrare che Dio non esiste. Noi pure non è che riusciamo a dimostrarlo. L'abbiamo ascoltato da Gesù e ci fidiamo di Gesù. Loro pretendono di dimostrarlo. Secondo me, quindi, la categoria che tu evochi è molto limitata. In realtà molte delle persone che si dicono atee in realtà sono persone che non ritengono fondamentale prendere posizione nei confronti di questa domanda. Dio chi è? Detto questo, ogni persona va rispettata, perché lui non lo sa, ma il figlio di Dio è lui. E quindi io devo essere pronto a cogliere nella sua vita il riflesso della presenza di Dio, non solo questo, ma in quello che lui fa, in tutto il bene che una persona che ha a fare, c'è il riflesso di Dio, perché non ci può essere bene che non venga da Dio. E Dio non è che si riserva di fare il bene con quelli che credono in lui. Dio il suo bene lo allarga a tutti, e che uno lo sappia o no, può far del bene e quindi essere anche un riflesso di Dio, che è il bene più grande di tutti. Quindi massimo rispetto, collaborazione con loro nel fare il bene, nel fare il bene, e riconoscere poi che Dio non si sa mai come si inserisce nella vita delle persone. No? Gesù su questo era maestro, quelli che si credevano preletti, mettiamo la parte.
andare in cerca di quelli come tu mi dici, che apparivano lontani dalla fede, ma in realtà avevano dentro di sé una sede di Dio che Gesù ha voluto andare a incontrare. Grazie. Grazie. Cosa ho provato quando sono diventato vescovo? Domanda che mi ripetono spesso. Perché per loro è importante non le cose che accadono, ma i sentimenti che si hanno nei momenti in cui accadono le cose. Cosa hai sentito? Cosa hai provato? Ma direi innanzitutto un po' di vergogna, perché non è che me lo meritassi, non è che ero così bravo, buono, 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 per dire, come facevano me vescovo, si sbagliava, un po' di umiltà, un po' di capire che era un grande dono quello che Gesù mi faceva nel momento in cui mi faceva diventare vescovo. L'altra cosa però che sentivo anche era questa, che una grande serenità, siccome non l'avevo deciso io, ma io vorrei come l'abbia deciso Gesù, che l'ha fatto capire a San Giovanni Paolo II, come affare di Gesù, non è affare mio, no? E lui che da quel momento mi doveva assicurare e mi ha assicurato il suo sostegno. Serenità nel senso che il compito non è facile, ma visto che Gesù che me l'ha dato, ci pensi lui a darmi una mano, e lo fa anche attraverso le vostre preghiere, e quando a messa pregate per il vescovo, pregate appunto perché Gesù vi dia una mano a fare il vescovo come lui piace. Quindi umiltà e serenità, questo te lo posso assicurare, questi erano i sentimenti che avevo nel mio cuore. Grazie. Ci abbiamo ancora un po' di tempo, altri 5 minuti? Sì. Altri 5 minuti, poi so che già stiamo ben oltre la soglia della attenzione, dicono chi se ne intende, che i bambini hanno una soglia di attenzione di 20 minuti. Qui è tre quarti d'ora che siamo, cari, stiamo già al terzo step, oltre il decimo, però noi ci approfittiamo della bontà di questi bambini, e se c'è qualche bambino ancora vuole, anche adulti. Catechisti, catechiste, genitori, nonni, un'occasione questa qui, di dire una parola a questo. Sì, chi è là? Stanno confezionando una domanda lì? Via, cucinata questa domanda, pronta per essere mangiata? Arrivano i grandi, venti piccoli che mettono sotto questi grandi. Ancora sì. Ti è mai capitato che nel tuo momento di visione ti parlassi in casa? Io di rivelazioni dirette, di visioni di Gesù non ce n'ho una. A me mi basta però la parola di Gesù. Cioè non c'è bisogno che Gesù mi parli in quel momento. È che io devo conoscere bene la parola di Gesù, così che nel momento del bisogno io mi ricordo quello che Gesù ha detto nel Vangelo e mi lascio illuminare dalla parola di Dio. Non aspirare a avere troppe visioni, meglio fidarsi della parola che Gesù ci ha lasciato scritta nel suo Vangelo. Però bisogna leggere il Vangelo, bisogna ascoltarlo, bisogna meditarlo, bisogna capirlo bene. L'impegno è leggiamo il Vangelo, così che quando ci capita un interrogativo nella vita ci abbiamo pronta la risposta di Gesù. Grazie. Per caso non ho cosa ti ha detto? Di fronte a un vescovo è difficile la gente questa. Ho saputo che ahimè allo stadio di Firenze cantano una canzone che contiene una bestemmia. Purtroppo.
una curva a Fiesole, capito? In curva a Fiesole. C'è anche questa gente qui. Ne abbiamo parlato con il nuovo presidente della Fiorentina, con il commisso, e lui ha già fatto un intervento pubblico per dire che non gli piace questo. Poi il cappellano della Fiorentina è andato a parlare con i capi della curva e loro gli hanno detto che non riescono più a governare la curva, i capi storici, perché arrivano questi giovani di nuove generazioni che non si lasciano guidare. Vediamo cosa succede. Questa è, direi che l'unica occasione in cui mi sono dovuto confrontare, non direttamente con me, quando vado alla partita, poche volte vado in tribuna, non vado in curva, quindi non sento le urla, non riesco a capire nulla di quello che dicono la curva. Però dobbiamo essere molto netti nel dire che non è bello, è una volgarità che una città come Firenze non si dovrebbe neanche permettere. Siamo uomini di cultura e noi cadiamo su queste cose. Bravo. C'è un'altra bimba? Sì, vieni. Hai mai voluto essere papa? Tu sei essere papa è difficile, essere colui che guida tutti i cristiani del mondo con tutti i problemi che leggete sui giornali, questo povero poverino. È capitato a noi per fortuna. Io c'ero quando abbiamo scelto questo papa, lo sa? Perché sapete chi sceglie il papa? I cardinali sotto gli 80 anni, per essere sicuri che ci sia qualcuno che si ragiona, ci si riunisce, si chiama il conclave, perché ci chiude la chiave dentro, durante la giornata, dentro alla casa Santa Maria, che è quell'edificio dove vive adesso il Papa. Ognuno ha la sua cameretta e stanno lì. Poi, due volte al giorno, una volta al mattino, una volta al pomeriggio, ci portano alla Cappella Sistina. Sai cos'è la Cappella Sistina? È una grande chiesa, grande di questo, molto grande, con degli affreschi bellissimi, di tutti i pittori toscani e umbri del 400. E in fondo alla parete c'è il giudizio universale. Gesù che giudica i buoni e i cattivi, i santi e i condannati. E lì noi dobbiamo votare chi riteniamo in coscienza essere degno di diventare padre. E andiamo lì, quindi facciamo il nostro, scriviamo in una schedina il nome di chi vogliamo e poi si va a votare il voto e alla fine chi riesce a raggiungere i due terzi dei presenti diventa padre. Questa volta è toccato questo cardinale argentino che si chiamava Jorge Mario Bergoglio e adesso si chiama Francesco, perché il Papa cambia il nome, Francesco, e tutti noi siamo felici perché penso che abbiamo fatto una buona scelta, lasciatelo dire. Io sono, non vi posso dire perché ho votato, perché sennò vengo scomunicato, cacciato via dalla Chiesa, non vi posso dire. Però mi sembra che il risultato finale sia andato bene e siamo tutti felici. Lunga vita a Papa Francesco, quindi si mi avviene diventare sempre più felice, esco dalla possibilità anche di entrare in conclave, così che altri prenderanno questo posto. È troppo, è un impegno grande, meglio non pensarci neanche e vivere quello che il Signore mi chiede in questo momento di servire gli 840.000 abitanti della diocesi di Firenze piuttosto che i 7 milioni di abitanti del mondo, tanti quanti ce n'ha il povero Papa Francesco sulle sue spalle. Grazie.
ancora due minuti ci mancano, poi dopo dobbiamo trasferirci. Alice, qual è la parola del Vangelo che ti piace di più? Già te l'ho detto, quella del padre misericordioso, i due figli. C'hai la fotografia, da qualche parte ci senti, o quello che sta andando via che ritorna, o quello che presume di stare in casa ma ci sta con sé, o c'è tutto. Bella anche la parabola del buon samaritano, a me piace tanto questa del padre buono. Grazie. Basta. L'avete vista e ho detto basta. Allora, c'è ancora una domanda tu? Sì? Dai. Sei felice di fare il vescovo? Felice sì, nel senso non è che siccome Gesù l'ha voluto, sono felice. Secondo me è questa la chiave di tutto. Fare quello che ti fa fare, che pensa Gesù per te. Se tu riesci a capire quello che Gesù vuole da te, è la felicità. Felicità è fare quello che Gesù vuole. E siccome a me me l'ha detto il Papa, io sono sicuro che questa deve essere la mia felicità. Grazie. In piedi diciamo una preghiera alla Papa di Gesù e poi ritorni. Della vostra pazienza.